Buonasera a tutti, buonasera. Quando vi dico che in questa città non c'è una gioia, ho torto. Mi trovo nell'androne della biblioteca comunale. La biblioteca comunale è chiusa ovviamente di pomeriggio, il portone è aperto e ci sono, ahimè, i bambini che fanno il dopo scuola. Perché appunto il comune di Termini Imerese, l'assessore alle politiche sociali, ha decantato che i bambini ovviamente hanno il doposcuola a gratis nei pomeriggi. Bellissima iniziativa, però no, che si fa fare doposcuola nell'androne, al freddo, cacci con i pleddi. Ma state scherzando? State scherzando, lo dovete fare, aprite le porte, riscaldate, no? Che i bambini sono con i giubbotti, non li inquadro ovviamente per la privacy, però è pur vero che i bambini non lo possono fare a freddo con i plaid, sia i bambini che i ragazzi del servizio civile stanno morendo lo freddo. Ma non arriviamo, l'iniziativa è bellissima, ma dentro le stanze riscaldate. Io veramente, quello che state combinando, vi vantate di fare dopo scuola, bellissima iniziativa, ma lo dovete fare nelle stanze riscaldate. L'ipotermia ci viene, bambini. Già ci sono stati casi a Palermo, bambini proprio morti di freddo. Ma lo state dicendo vero? Se dovete dare servizio, lo dovete dare ottimo. Ottimo! No, che ci facete fare dopo scuola nell'androne. Ma perché al comune di Termini Imerese mancano delle stanze riscaldate? Non finisce qui, perché vi denuncio, vi denuncio. Io vi denuncio, vi denuncio. I bambini dovete dare servizio, ma nelle stanze a calduccio. Voi siete nelle stanze a calduccio, nelle stanze dorate, cutermosifone a pompa, con le pompe di calore a pompa, e i bambini ci fate fare dopo scuola nell'androne. Non vi mettete una maschera, assessore alle politiche sociali? Sei inappropriata al ruolo, ti devi dimettere. I bambini qui sono morti di freddo, alla procura me ne sto andando e ti denuncio. T'ammetti in una maschera. Dovete aprire le porte, a calduccio dovete fare dopo scuola, a calduccio, non nell'androne. Non inquadro là dentro appunto per la privacy dei bambini. Guardate qua, è come decantavate, dopo scuola a gratis, buona l'iniziativa, va bene che aiutiamo i bambini a fare compiti, ma a calduccio, vuricu io con siti cosa, ramministrare manco un condominio. E non finisce qui, ho fatto le foto e me ne vado a denunciarvi. I bambini non si toccano, o lo date servizio o non lo date. Noi piccini di mortini friddu con il pleddino, vergognatevi, 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 perché i bambini, appunto, ci sono bambini che non si possono permettere dopo scuola, le mamme si fidano di voi e voi lasciate freddo. Una maschera vi a mettere, un siti cosa, amministrare un condominio, vi denuncio perché i bambini non si toccano. Detto questo, però non ho niente di dirvi, siete una vergogna, questo ve lo dico. Grazie sempre, ma è una gioia.